mia sorella, che è stata anche assunta come cameraman pro tempore, e questo è il secondo tentativo perché il cameraman in primo tentativo non ha premuto play. Vediamo se ce la facciamo. Allora, due cose rapide, anche perché ci saranno 30 gradi, sto morendo di caldo, sono infatti uno schifo di me stessa, però almeno volevo passare rapidamente. Maglietta! Allora, questa, a parte i peli di gatto, che quelli vengono gratis, è stata fatta con lo stencil, con un kit che avevamo comprato per la mia amica Susanna a Vicenza, per il suo compleanno, il Vicenza di autunno dell'anno scorso, sì. E praticamente sono degli stencil adesivi che si incollano sopra il tessuto in modo da poter poi stensilare con una specie di piccola spugnettina e fare il disegno, ed è estremamente più facile che farlo con i pennelli e via dicendo. Allora, questo era il tentativo che abbiamo fatto con lei, e poi tornati a casa abbiamo pensato, ma perché non usare la mitica Sizzix? E abbiamo utilizzato abbiamo tagliato con la Sizzix la carta adesiva, che era la vecchia carta adesiva che avevamo ancora da secoli, di quella per coprire i libri, mezza trasparente, con le stelline, quelle robe lì. Anzi, credo ora che ci penso che avesse coperto un libro della Diana alle superiori, non vi dico quanti anni ha, ma è lì da molti anni, tiene ancora però la carta adesiva. Abbiamo incollata sopra questo paio di pantaloni che è affunto da vittima sacrificale, e abbiamo fatto questi due disegni, che sono i due flourishes di Tim Holtz, che fondamentalmente sono i nostri preferiti che mettiamo dappertutto. Uno è fatto con gli APA Color e l'altro è fatto con un altro colore, non mi ricordo il nome, però ho girato il video e ve lo metto appena mia sorella si decide a lavarli, che sono puliti un po' le scoccia, ma per vedere se tengono i colori. Per cui è venuto bene, i bordi vengono abbastanza nitidi. Adesso vedremo se il colore tiene bene, ma anche se questo colore non tenesse è solo una questione di usare il colore corretto, questo era quello più facile che avevamo a mano, ma comprando il colore giusto poi sicuramente funziona. Per cui devo dire che è un sistema, se si ha la Sizzix, è un ulteriore utilizzo divertente della Sizzix. Mi ha fatto anche una fafalina qua sotto, però la mia tecnica di sfumato potrebbe migliorare. E soprattutto questo colore è molto molto fitto, per cui come la stoffa si tende, fa un po' le crepette. Mentre questa che ho addosso, che era quella che mi aveva regalato Jennifer, è il tessuto corretto, cioè il tipo di colore corretto, per cui non si crepa il colore, però solo questione di scegliere il colore giusto, nei conti. E questa è la seconda cosa, terza e ultima cosa, che non è mia, ma giusto per riempire qualche altro minuto, perché io ero via al Redentore e non ho fatto un accidente questo weekend, è questo della Diana, che è sempre fatto con la Sizzix, e questi, come vedete, abbiamo la nostra fissa, facciamo sempre questi, e le farfalline, ma giuro, ho altri modelli, però questi sono quelli che ci piacciono di più. E questo lei lo appende fuori dalla porta perché lei è ordinata e brava, e anche i cosi fuori. Io ho ancora quelli di Natale, credo, forse. Forse li ho tirati fuori. Forse li ho tolti e non ho niente. E con questo direi che è tutto per questa settimana. E ho girato un bellissimo video con cui annoiarvi a morte sulla mia cucina, perché una volta tanto era quasi ordinata. E dopo lo carico. Il sottofondo di mugoli disperati sono del cane di mia sorella, che vedete qua sotto, che finalmente, dopo 10 minuti che lo richiede, potrà riavere il suo gioco. Non lo vuole più. Non collabora per la telecamera. Collabora? Ups, non collabora. Niente, l'ho sconvolto a vita, o soffre di timidezza da telecamera, però prima piangeva per riavere il suo gioco. E questo è tutto, vi saluto. Ci vediamo la settimana, sempre se troviamo tutti quanti al caldo. Buona settimana e ciao a tutti.